Akifix presenta Ferox, la prima botola in ABS che grazie al suo kit può essere applicata sia a parete che a soffitto. Inserire rettangoli blocca sportello nelle apposite sedi. Inserire i quattro supporti per la cuffia nei quattro angoli come indicato nella figura 2. Attenzione, per agevolare il perfetto montaggio della botola si consiglia di agganciare la cuffia antipolvere a montaggio ultimato della botola stessa. Prendere la barra e infilarla nell'apposito foro, avendo cura di iniziare dal lato con la molla. Fare una leggera pressione per permettere anche alla parte superiore dell'asta di entrare nell'altro foro. Ritagliare la dima dall'imballo della botola, tracciare il contorno su soffitto o su parete, tagliare il cartongesso con utensile specifico nel punto in cui va inserita la botola. Alloggiare la cornice nel foro appena creato e scegliere il metodo di fissaggio, incollaggio, consigliato da Akifix, avvitamento. Pulire eventuali residui sul cartongesso nell'area dell'incollaggio della cornice, applicare l'apposito collante seguendo come guida la linea impressa nel telaio. Utilizzare l'apposita ventosa per sollevare la botola, avendo cura di posizionarla al centro dello sportello. Inserire la botola nel foro precedentemente creato. Con l'aiuto della ventosa, praticare una leggera pressione verso il basso per circa 30 secondi. Verificare che la cornice della botola sia ben allineata con il piano del cartongesso. Tempo di essiccazione stimato 25-30 minuti per la lavorabilità e 2-3 ore per l'effettivo utilizzo. Fissaggio della cornice con incollaggio consigliato da Akifix. Aprire la botola, togliere lo sportello e avvitare la cornice al soffitto o alla parete con viti autofilettanti da cartongesso diametro 3,5 x 25 mm. Un buon ancoraggio con la giusta quantità di viti, una ogni circa 10 cm, può scongiurare in seguito l'antiestetico problema della filatura. Prima di passare alla stuccatura del telaio, sfilare il pannello della botola in ABS. Procedere con 2 o 3 mani di stuccatura solamente nel telaio esterno. Gli sportelli delle nostre botole in ABS non necessitano di stuccatura, al contrario delle altre botole in commercio. Lo speciale profilo Shark guiderà la vostra stuccatura facendovi ottenere risultati qualitativi insuperabili. Affinché la botola abbia apertura e chiusura perfetta, si raccomanda di pulire accuratamente il profilo in ABS da residui di stucco. Per una perfetta pitturazione si consiglia di tinteggiare il pannello della botola appoggiandolo su un supporto in piano e non con il pannello montato nel telaio. Una volta ripuliti i profili in ABS dai residui di vernice, reinserire lo sportello nel telaio, assicurandolo con l'apposito cavetto in acciaio. Agganciare la cuffia antipolvere sugli appositi supporti. La botola Ferox non necessita di alcun fondo per la pitturazione. La pittura può essere semplice pittura murale o smalti di varia natura. Grazie a Ferox e ai suoi sportelli intercambiabili, ultimare il lavoro sarà pratico e veloce. Infatti ogni sportello può essere applicato a qualsiasi cornice. Hard not to hesitate, but we can't wait to be Ferox, l'innovativa botola in ABS che rende facile e veloce la posa.